come promesso, oggi video un po' diverso dal solito. In realtà è tipo un video haul, ma anche un video chiacchiere più un video recap. Insomma, come mi avete chiesto, ho cercato di racchiudere in questo video tutto quello che avevo da raccontarvi della mia esperienza, anzi della mia primissima esperienza a Disneyland Paris. Come sapete, sono rientrata circa un paio di settimane fa e non ero ancora riuscita a mettermi qui a raccontarvi tutto, però visto che me l'avevate richiesto in tantissimi, ho iniziato già mettendovi uno shorts con un po' un riepilogo di quanto effettivamente ho speso e di quello che ho fatto quando sono stata a Disney. Però appunto era un video abbastanza corto rispetto a tutto quello che devo raccontarvi. Partiamo dal presupposto che andare a Disneyland Paris era proprio un mio sogno, cioè è sempre stato uno dei miei sogni da non so più quanti anni a questa parte, ma per un motivo o per l'altro alla fine non riuscivo mai ad organizzarmi per andarci. Quindi sinceramente anche questa volta non ero più così tanto, cioè non è che non ero convinta, però ho detto sì, organizziamo e poi vediamo, cioè avevo già messo in conto che come tutte le altre volte sarebbe potuto poi non concretizzarsi, cioè poteva succedere che alla fine tra una cosa e l'altra non sarei riuscita ad andare. Quindi nei giorni precedenti ero contenta, ma non sono partita così tipo sopra le righe come tutte le altre volte. E poi alla fine in realtà si è rivelata la volta buona, perché effettivamente siamo riusciti finalmente, cioè sono riuscita finalmente ad andare a Disneyland Paris. E vi dico, io ho sempre immaginato che sarebbe stata una bella esperienza, ma sinceramente la realtà ha superato di gran lunga le aspettative, perché è stata veramente un'esperienza magica. E forse può sembrare una parola banale, cioè sicuramente è una parola che avete già sentito associare a Disney tantissime volte, e mi rendo conto anch'io che sia riduttiva rispetto a quanto effettivamente è stata bella e magica. Cioè, magico è proprio il termine giusto, ma è un tipo di magia che io non sono mai riuscita a provare in tutta la mia vita in nessun altro posto. Cioè, è proprio un'atmosfera che una volta che rientri a casa ti manca e vorresti tornarci già il giorno successivo. Perlomeno questo è quello che ho provato io. Prima di entrare nel dettaglio, raccontarvi i prezzi, magari spiegarveli un po' meglio rispetto a come ho fatto nello shorts, però volevo fare una mini premessa. Sapete che io ho tantissime ansie, soprattutto dopo la quarantena mi sono aumentate tantissimo, cioè sono peggiorate, alcune sono migliorate nel senso che sono riuscita a superarle, ad affrontarle, altre invece sono purtroppo peggiorate e cioè sono diventate più forti. E devo dire la verità, sono molto molto contenta di essere riuscita anche in questo caso ad affrontare una mia grandissima paura, che forse non vi ho mai raccontato, ma è quella di stare nei posti molto affollati in cui mi sento quasi un po' circondata. E devo dire che è stato veramente molto molto strano, perché una volta che sono entrata al parco, rendendomi conto ovviamente che c'erano tantissime persone perché c'erano code chilometriche praticamente per tutte le attrazioni, però nonostante quello, proprio una volta entrata nel parco, non ho più pensato a tutte queste ansie, a tutte, diciamo, anche le paure che mi accompagnano. Mi sono proprio lasciata andare e sono contentissima, cioè contentissima è riduttivo, ma veramente sono molto fiera di questo grossissimo progresso che ho fatto, perché sono riuscita a godermi a pieno tutta l'esperienza. Fermo restando che ovviamente non sono salita sulle attrazioni, e lo so, voi direte, ma cosa vai a fare a Disney se non sali sulle attrazioni? E lo so, è un'obiezione che forse muoverei anch'io, però già secondo me ho fatto un grandissimo passo avanti a riuscire a godermi il giro del parco, ad assaggiare tutti i vari prodotti, tutti i cibi tematici, a rimanere comunque all'interno anche di zone molto affollate senza agitarmi, e quindi il fatto che in quel momento non me la sentissi proprio di salire sulle attrazioni non è una cosa di cui mi pento, anzi, cioè so che comunque ho fatto un grosso progresso, perché rispetto a tantissime altre occasioni sono riuscita proprio a rimanere lì e a vivermi al 100% tutta l'esperienza. Quindi diciamo che non mi crea problemi il fatto di non aver provato le attrazioni, anche perché a quello ci ha pensato ovviamente Matteo. Devo dire che lui è salito praticamente su tutte le attrazioni principali, diciamo forse quelle un po' più adrenaliniche, ma ne ha fatte anche tante altre più tranquille, dove forse col senno di poi potevo provare a salire anch'io. L'unica cosa, sapete che io questo problema della claustrofobia
non riesco ad affrontare, cioè non è che non riesco ad affrontarlo, ma non riesco a superarlo del tutto. Quindi il pensiero di entrare all'interno di attrazioni molto buie e chiuse, perché comunque ad esempio lui è entrato da Peter Pan, che a quanto ho capito era un'attrazione piuttosto nuova, gli è piaciuta moltissimo, ma lui stesso mi ha detto che forse non avrebbe fatto al caso mio, un po' come i Pirati dei Caraibi, che era secondo me una di quelle attrazioni a cui avrei potuto assolutamente dare una chance, però anche lui mi ha detto che effettivamente, cioè, bisogna fare a piccoli gradi, anche perché secondo me sarebbe stato anche, non lo so, non volevo rischiare di rovinarmi l'esperienza per esagerare, fare troppo e buttarmi troppo in cose che in quel momento non mi sentivo di fare. E devo dire che questo è stato il modo migliore, secondo me, di affrontare tutta la situazione per viverla proprio così a pieno. Tolta questa premessa, che però ci tenevo a fare perché davvero quando stavamo rientrando, quindi nel viaggio di ritorno, mi sono proprio resa conto di essere riuscita a fare tutto questo, ma non solo a farlo, perché tante volte sono riuscita a fare cose che mi creavano ansia, ma proprio a farlo in modo positivo, cioè a ricavarne un'esperienza magnifica. E quindi era una cosa che assolutamente volevo condividere anche con voi. Per quanto riguarda i prezzi, insomma, tutta l'organizzazione, noi abbiamo deciso di alloggiare al Disneyland Hotel e abbiamo speso per 2 notti, è una cosa che probabilmente ho sbagliato a dire nello shorts, per 2 notti abbiamo speso 3.200 euro per una camera doppia, probabilmente era la deluxe con terrazza, bellissima, cioè veramente molto bello il fatto di uscire, insomma, uscire dalla porta finestra e trovarsi praticamente all'interno del parco. Dall'altra parte devo dirvi, e me l'avete scritto anche voi, che soprattutto durante la notte non so perché non ero tranquillissima, forse per il fatto che eravamo a piano terra, è una cosa che mi avete scritto anche voi, però insomma veramente anche quella è un'esperienza bellissima, perché ancora quando ci siamo coricati sentivamo comunque la musica del parco, cioè sembrava ancora di essere all'interno del parco. Poi comunque anche al mattino abbiamo visto tutti gli addetti ai lavori, abbiamo visto l'alba, proprio l'alba nel parco, ed è stato qualcosa di magnifico. Oltretutto, se si alloggia in uno degli hotel, diciamo, del parco, quindi penso che siano il Marvel, il Newport Bay, il Santa Fe, Cheyenne, insomma quei 4-5, compreso il Disneyland, insomma hotel collegati al parco, l'ingresso proprio all'interno di Disney si può fare un'ora prima, quindi al mattino invece di entrare alle 9:30 come si entra in modo classico se si ha il solito biglietto, si può entrare addirittura alle 8:30, e anche questa è stata una cosa secondo me bellissima. Per quanto riguarda l'hotel, visto che era la prima volta, volevo fare proprio l'esperienza di essere fisicamente nel parco. Per le prossime volte in realtà non ho più questa esigenza, nel senso, tornassi indietro probabilmente, ve lo dicevo anche nello shorts, rifarei questa scelta, ma dall'altra parte col senno di poi in realtà è stato bello, ma non so se ne valga la pena, perché comunque è stata la spesa più onerosa di tutte. C'è anche da dire che nel prezzo era compresa la colazione e anche l'ingresso a entrambi i parchi, che comprato singolarmente comunque va abbastanza ad incidere sul budget. Noi abbiamo passato principalmente il tempo nel parco, quindi nel Disneyland Park, ma siamo stati anche agli Studios, proprio perché avevamo questo biglietto che ci consentiva di entrare in entrambi i parchi. Vi confesserò questa cosa, agli Studios, cioè negli Studios, è stato il momento in cui sinceramente mi è salita un pochino di ansia, soprattutto perché mi sono seduta lì davanti alla Tower of Terror, dovrebbe essere The Twilight Tower of Terror, me lo ricordo, e Matteo appunto si era recato a fare l'attrazione. Io ero lì seduta che guardavo questa torre e ogni tanto si aprivano queste porte e sentivo le persone che appunto erano sull'attrazione, quindi è un'attrazione di paura, perciò magari sentivo le grida e io mi sono un po' agitata. Quello è stato l'unico momento. Però dovessimo tornare, cioè abbiamo già in programma di tornare, questa cosa volevo dirvela alla fine ma ve la spoilerò già, vorrei passare più tempo negli Studios perché ho visto che ci sono alcune attrazioni, tipo quella di Toy Story per esempio, che potrebbe fare al caso mio, perché è comunque un'attrazione all'aperto, io in teoria non ho troppissima paura delle altezze, quindi in realtà programmo di ritornarci e di passare più tempo anche agli Studios. E sono arrivata a dire questo perché appunto volevo dire che nel prezzo dell'hotel è compreso anche il biglietto, anzi entrambi i biglietti. Per quanto riguarda invece le spese all'interno del parco, abbiamo
avevo speso abbastanza, mi pare sui 350 euro di shopping, perché io veramente, cioè, non so neanche come ho fatto a resistere e a prendere così poche, tra molte virgolette, comunque a prendere solo queste cose, perché davvero in ogni zona del parco ci sono tantissimi negozi tematici e quindi veramente avrei avuto bisogno di avere un giorno intero solo per girarli tutti e fare un po' di shopping, cioè non so spiegarvi, veramente avrei comprato di tutto, ma molto molto più del solito, cioè molto di più di quello che mi succede quando sono nei classici negozi. Alla fine invece sono tornata con questo mega sacchettone e non vedrete neanche tutti gli acquisti, perché in realtà alcune cosine erano destinate alla mia nipotina, però volevo almeno mostrarvi le cose che abbiamo preso noi e in realtà davvero mi sono pentita, perché ce n'erano tantissime che volevo prendere, quindi diciamo che sto un po' infastidendo Matteo costantemente dicendogli che voglio tornare il prima possibile, quindi aspettatevi un altro viaggetto e questa volta assolutamente ho intenzione di vloggare. La prima volta ho pensato di non portare la videocamera perché volevo approfittare dell'esperienza e viverla al 100%, già la prossima volta voglio assolutamente portarvi con me, anche perché davvero ci tengo a trasmettere la magia che si prova e il modo particolare in cui veramente vola il tempo, cioè non te ne rendi conto, ci sono tantissimi spettacoli. Noi siamo stati fortunatissimi perché appena arrivati nel parco abbiamo visto subito la parata che dovrebbe chiamarsi Color of Life, comunque la parata che c'è alle 10 e a mezzogiorno se non sbaglio. Tanto comunque una volta che arrivate a Disney vi consiglio assolutamente di scaricare l'app, perché è comodissima, trovate gli orari di tutte le parate e soprattutto vi consiglio assolutamente la parata del pomeriggio, e ve lo dico ridendo perché un'altra cosa che voi forse non sapete è che da quando ero piccola ho sviluppato una sorta di paura nei confronti delle diciamo dei pupazzi, cioè delle persone mascherate da pupazzi. E voi direte: a Disney come hai fatto? Non ci crederete, ma a Disney non ho più avuto questa paura, tranne in un momento, cioè nel momento in cui c'era questa bellissima parata. Considerate che sono andata lì mezz'ora prima, cioè proprio questo per farvi capire come non sentivo più praticamente nessuna delle mie ansie. Sono andata lì mezz'ora prima per mettermi in prima fila, perciò tutti i carri e tutti i personaggi passavano costantemente proprio lì davanti a me, e l'avete sicuramente visto nelle storie perché ne abbiamo visto un paio di parate e le ho tutte condivise. Appunto, sono lì, c'è tutta la parata, io contentissima, incredibilmente, che filmo tutti i personaggi. Arriva il momento del drago cattivo, che io non credo che sia il drago di Maleficent, ma potrebbe essere, perché sapete che in questo ambito non sono proprio ferratissima. Però appunto arriva questo drago enorme, ma era il carro del drago, quindi lui non mi faceva assolutamente paura. Il problema erano le persone mascherate, o comunque loro non erano neanche mascherati, erano truccati in modo un pochino particolare, insomma era un drago, quindi erano dei ballerini che accompagnavano un drago, perciò dovevano dare questo aspetto un pochino più pauroso, diciamo, a tutta la parata. E io a quel punto, cioè veramente peccato che non stessi filmando, perché mi sareste fatti grossissime risate. Sono andata a nascondermi non solo dietro a Matteo, ma proprio dietro ad altre persone che erano lì nei paraggi, pur di non farmi assolutamente avvicinare da questi ballerini che ovviamente neanche mi consideravano, anche perché a differenza di quanto succedeva a Gardaland, soprattutto quando ero piccola, con Prezzemolo mascherato, questi ballerini attori assolutamente non vanno a interagire col pubblico, però loro si avvicinavano un po' più degli altri e lì è stata veramente una scena divertentissima, anche perché noi abbiamo guardato la parata da Main Street, quindi sulla rotonda principale, perciò non solo il carro è passato davanti a noi, ma poi passava anche dietro di noi, quindi io sono rimasta nascosta finché non ho visto che ero al sicuro. Comunque sono arrivata a dire tutto questo per dirvi che l'app assolutamente vi consiglio di scaricarla, perché addirittura, oltre a dirvi gli orari di tutte le parate, di tutti gli spettacoli, vi dice anche in tempo reale quanto dovrete attendere, quindi che tipo di coda c'è su ogni attrazione. Noi, vedendo che c'era tantissima coda, cioè Matteo, perché doveva lui salire, io no, però ha fatto il pass, e il pass costa 120 euro al giorno e quindi aiuta, permette di saltare una parte bella importante della coda. Però comunque l'ho aspettato io mentre lui era a fare le attrazioni, giravo, andavo a provare gli stand di cibo, andavo a vedere i negozi, però
diciamo che nonostante saltasse la coda impiegava comunque un po', quindi figuriamoci se non avesse avuto il pass. Oltretutto, una cosa un po' strana del pass che non ricordo, ma non so se succede a Gardaland, comunque si può usare solo una volta al giorno per quel tipo di attrazione e non credo si possa usare su tutte le attrazioni, ma non sono sicura, quindi fatemelo sapere. Comunque io ero arrivata a dire tutto questo perché volevo farvi vedere i nostri 3-4 acquisti e già che ci sono volevo farvi vedere anche questo bellissimo quaderno, questo libro che è quello che ci è stato dato al check-in al Disneyland Hotel, dove appunto si può scrivere, cioè si possono attaccare foto, si possono scrivere pensieri sulla nostra prima esperienza a Disney. Quindi oltre ad esserci tutte le informazioni dell'hotel, orari, lounge, ecco perché non ve l'ho detto, noi avevamo anche una Premier Lounge dedicata proprio al nostro tipo di camera e quindi oltre a tutte queste informazioni ci sono proprio degli spazi dedicati a scrivere le memorie, diciamo, del nostro soggiorno. Comunque, venendo agli acquisti, partiamo da questo acquisto fatto da Matteo, ossia ha preso il mega peluche di Stitch. Sono molto contenta di riuscire a farvi vedere questi piccoli acquisti perché assolutamente poi voglio posizionarli con voi in casa. Comunque questo è un mega peluche bellissimo e l'abbiamo pagato 50 euro, ma è davvero la versione grande, cioè guardate quanto è grande rispetto a me e soprattutto quanto è bello. Poi ovviamente questi sono acquisti che ho fatto io, assolutamente non potevo uscire da Disney senza aver preso questa coppia che è sempre stata la mia coppia preferita di tutti i cartoni animati Disney, ossia Topolino e Minnie. Tra l'altro spero che rendano perché sono fatti davvero benissimo, cioè sono pazzeschi e adoro tutti i dettagli che hanno. Comunque questi li abbiamo pagati 35 euro l'uno e li abbiamo presi direttamente nello shop che c'era proprio nel nostro hotel e lì ho preso appunto alcune cosine che erano per mia nipote, quindi non ci sono in questo video. Poi ovviamente non potevo non prendere le orecchiette da Minnie che avete visto proprio nelle varie foto e nelle varie storie mentre ero a Disney. Queste sono costate 10 o 15 euro, sinceramente non me lo ricordo perché ho staccato l'etichetta e le ho indossate praticamente per entrambi i giorni. Però mi sono super pentita di aver preso solo queste perché in ogni negozio davvero ce n'erano diverse, non solo dedicate a Minnie ma anche altre molto particolari, solo che non avendo tantissimo tempo alla fine sono andata via avendo preso solo queste. Voglio assolutamente tornare appunto e fare scorta, cioè prendere tutte le altre disponibili e fare un mega haul gigantesco in cui non ci siano solo peluche ma ci siano anche tanti altri acquisti, soprattutto per quanto riguarda l'abbigliamento, perché veramente, ma non c'erano solo cose di abbigliamento, c'erano anche cose bellissime per la casa, c'erano anche cose molto carine per cucinare, quindi assolutamente urge un ritorno a Disney. Però rimanendo in tema di peluche, che sono gli unici acquisti che abbiamo fatto in questi due giorni, anche perché davvero più che altro ci tenevamo a girare tutto il parco e veramente vivere l'esperienza al 100%, quindi sì, abbiamo preso i peluche e basta, soprattutto perché erano in zona hotel. Comunque per ultimo Matteo ha preso questa versione di Topolino Mago che è veramente qualcosa di bellissimo, cioè sono davvero super dettagliati e super belli questi peluche. Questo era in offerta e l'ha pagato 25 euro. Adoro il suo cappellino con la luna e le stelle. Matteo mi ha appena corretto e ha detto che questo è Topolino apprendista stregone, quindi assolutamente non ascoltate le mie descrizioni. Ultimi due acquisti, questi qui sono super particolari perché per tutti e due i giorni li ho visti indossare a chiunque, cioè vedevo proprio tutte le persone che passavano e avevano sulla spalla o la scimmietta, anche tantissimi avevano il topolino di Ratatouille o anche appunto Trilli, e non riuscivo a capire come facessero a camminare così agevolmente senza che questo peluche cadesse. E alla fine, prima di ripartire, siamo riusciti a trovarli anche noi. Matteo ha preso la scimmietta di Aladdin, che dovrebbe chiamarsi Abu, mi dicono dalla regia, e in pratica è una scimmietta calamitata, quindi questa parte, che è quella classica della calamita, va inserita sotto alla maglia, sotto alla giacca, insomma in una posizione dove preferite sulla spalla, e poi in teoria la nostra scimmietta, se non la metto al contrario, dovrebbe, ecco le ultime parole famose, non sono riuscita a metterla, ritentiamo la fortuna, oh in teoria ce l'ho fatta, insomma
la nostra scimmietta, la nostra Trilli, perché anche lei è fatta con lo stesso principio, cioè all'interno del cartellino c'è proprio la parte magnetica che serve per tenerla sulla spalla. Adesso vi ho fatto vedere con Abu perché avevo già aperto tutta la confezione, Trilli invece la tengo con me e l'aprirò solo la prossima volta quando staremo tornando a Disney, così anch'io la indosserò per entrambi i giorni. Comunque appunto abbiamo preso entrambi, Trilli ovviamente, ho anche il tatuaggio, l'ho scelta io, e questa invece è stata la scelta di Matteo. Stavo cercando il pezzo su Trilli, in teoria dovrebbero costare 10 euro l'uno se non ricordo male. No, costavano 20 euro l'uno, però davvero li avevo visti a chiunque e non potevo ripartire senza averli comprati. Stavo ricontrollando, ma per quanto riguarda questa sorta di video haul barra aggiornamenti barra non so bene come spiegarvi, è tutto. Quindi io e Abu qui sulla spalla adesso, cioè veramente mi sta riportando nella magia di Disney. Cioè sono troppo contenta di aver filmato questo video, anche perché non vedo l'ora di andare a posizionare tutto, quindi prossimamente in un vlog o li sistemeremo insieme o vi farò vedere le nuove disposizioni di questi peluche magnifici. Cioè non potevamo non tornare a casa senza prenderli. Quindi sì, insieme ad Abu, Minni, Topolino, Topolino, Mago di non so cosa, insomma insieme a tutti i miei peluche, e dovrei mettermi anche le orecchiette ma non ho più le mani libere, vi mandiamo tutti insieme un grosso bacio. Fatemi sapere nei commenti quali altre informazioni o insomma di cos'altro potrei parlarvi di Disney, perché mi rendo conto che nonostante siano stati 2 giorni erano talmente intensi, quindi sicuramente qualcosina l'ho dimenticata. Però insomma fatemelo sapere nei commenti, così nel prossimo video utile semmai riesco a spiegarvi ancora qualcosina. E comunque sì, è... ho perso anche Abu, va bene, di solito rimane molto più stabile, sono io che non l'avevo posizionato bene. Comunque smetto ufficialmente di parlare, aspettate che li appoggio, aspetto di sapere tutto da voi nei commenti qui sotto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.